musica è quasi in ogni momento della nostra vita. La musica colta, i suoni materiali della vita, la musica popolare ci ha accompagnato da sempre e sempre ci accompagnerà. Però vedere in scena un corpo e degli strumenti che vibrano all'unisono è qualcosa di speciale. Credo che la danza sia un vero cantiere di ricerca estetica, un cantiere di bellezza e non a caso è un punto di incontro per chi ha interessi artistici molteplici, l'arte visiva, il cinema o il video. Il corpo magico sembra quasi una contraddizione tra l'estrema concretezza che ha il corpo e la dimensione sovrannaturale della magia. E invece è proprio una delle funzioni della danza. Questa dimensione di fuga dal reale, molto simile alla dimensione onirica, è il grande fascino che noi potremo ritrovare negli spettacoli che Torino Danza porta in scena anche nel 2013. Torna Cedar Lake e torna una delle compagnie migliori al mondo, con un repertorio che sembra una piccola storia della danza. Da Kilian, cioè uno dei maghi del neoclassico, uno dei più straordinari coreografi degli ultimi 30 anni, ma anche Foniadakis, un greco un po' irriverente. Poi Crystal Pite, una canadese che con i suoi 10 duetti tocca delle dimensioni invece di sensibilità più sottile, un vero mondo che Cedar Lake ci porta e ci presenta per il secondo anno consecutivo. Plan B, ovvero la capacità della danza di farci vedere anche i movimenti impossibili. Questo è danza, ma è anche un po' circo contemporaneo. Partita a due è un'occasione straordinaria per il pubblico torinese. Un grande momento di musica, un grande momento di danza, per di più interpretato da due coreografi, Anne-Thérèse Dekesmacher e Boris Sharmatz. In Europa pochi sono le città che hanno potuto presentarlo e credo proprio che sia uno degli appuntamenti più importanti dell'autunno del 2013 in Italia. Quella portata dal balletto di Marsiglia è veramente una strana bellezza, cioè una ricerca straordinaria sulla forza dei corpi, sul modo di organizzare il movimento e sul raccontare una storia. In particolare per la coreografia di Ennio Greco è la storia proprio di Marsiglia, di questa città che nel 2013 è capitale europea della cultura. L'altra parte della serata è dedicata invece a Olivier Dubois, uno dei coreografi che in questo momento sono consacrati in Francia. Trascinante, quasi un rituale, una vera festa dove la danza può portare l'uomo in una dimensione che ricorda antichi riti. Quindi uno spettacolo con il quale inauguriamo e che lancia veramente tutti i grandi temi di Torino Danza 2013. La bellezza, la forza del gesto, la sua musicalità e anche la sua impressionante capacità di trasfigurare il reale.